Ci troviamo a San Giorgio La Molara, il lago che vedete alle nostre spalle è il lago Mignatta. Sarà il teatro del 7° Match Fishing Cup Feeder e dell'8° Match Fishing Cup Colpo. Gli amici qui con me sono il nostro Luca Caslini, il nostro Michele Lo Zupone e il presidente della società di pesca che ci ha dato una mano ad organizzare, Giancarlo Piagnoli. Presidente della Lenza Benevento Dubertini. Ecco, qui ci troviamo in campagna per la precisione e siamo qui per organizzare questo doppio evento di pesca, feeder al sabato e colpo la domenica. Tanti amici che hanno deciso di partecipare, ma per pescare in questo lago, che è molto conosciuto perché è teatro spesso di eventi agonistici di livello nazionale, diamo la parola al nostro Michele che ci racconta come è la storia di questo lago. Sì, grazie Alessandro. Tanto per cominciare vorrei ringraziarvi, perché tu sai che erano anni che io vi chiedevo di poter organizzare questa manifestazione così importante qui da noi al sud, a San Giorgio. Finalmente mi avete accontentato, ci avete accontentato, quindi siamo contentissimi di questo, sia io che il nostro presidente Giancarlo. Ci avete proprio fatto un grandissimo piacere, un grandissimo favore. Questo è il nostro lago, dove noi facciamo la maggior parte delle nostre gare, sia provinciale, regionale, anche fino a qualche anno fa era anche teatro di serie A, ed è un lago a 900 metri sul livello del mare, quindi c'è un ottimo clima, temperatura sempre mite, d'inverno un po' freddino, infatti viene anche chiuso, però qui poi d'estate si può gareggiare tranquillamente perché è un ottimo, c'è sempre un bellissimo clima. Bene, dopo Michele, Luca, anche te ho visto che sei già in prova, hai già preso qualche pesce, carassi, pesigatto, ma ce lo facciamo raccontare dal presidente Giancarlo quali sono le specie presenti in questo lago. Assolutamente sì, ho preso qualche pesce, ne hai preso qualcuno in più te, devo ammettere. Ma siamo in prova, quindi tutto siamo, è lecito, quello che conta è domani. Ma siamo in prova, esatto, però il lago è bellissimo, ma chi meglio del presidente ci può raccontare il lago e l'attività che viene fatta su questo importante bacino. Bene, presidente. Va bene, domani si vedrà, insomma. Ma il più bravo la spunterà sicuramente, perché ci sarà pesce per tutti quanti. Allora io a nome mio, della mia società e a nome della federazione, della FIPSAS di Benevento, nonché del comitato regionale dove io sono il responsabile regionale pesca di superficie, vi ringrazio, è un onore per noi ospitarvi, cercheremo di fare il tutto nel migliore dei modi, che vinca il migliore. Abbiamo fatto già i sorteggi, quindi già tutta la parte amministrativa tecnica già è tutta pronta, dobbiamo solo partire, dovete solo divertirvi e prendere tanti pesci. Beh, sicuramente la location è affascinante, è invitante, insomma siamo in un contesto ambientale molto bello, c'è aria fresca che tira nonostante i 34 gradi che abbiamo trovato in città, insomma qui si fanno tante gare sia feeder che al colpo in continuazione, quindi è un bello spot per la pesca. Sì, noi lo sfruttiamo nel migliore dei modi, facciamo feeder, abbiamo fatto una prova del campionato italiano feeder che si è avuto qui su questo bellissimo lago, facciamo la Serie A, facciamo i regionali, facciamo tutte le gare provinciali e ospitiamo anche le altre federazioni, perché è ambito da tutti quanti. Sì, perché qui siamo in campagna ma siamo al confine con la Puglia, certo. La Basilicata, insomma, certo. Domani poi Michele arrivano anche amici da altre regioni, insomma un evento, il Match Fishing Cup, che ha attirato tante persone, tanti pescatori da diverse regioni d'Italia. Sì, arrivano tanti amici da Roma, da Lazio anzi, dall'Abruzzo anche, e c'è un mio amico da Perugia, qualcuno Calabria, anche dal Calabria, c'è anche 4-5 persone. Abbiamo un lombardo nel feeder, c'è anche un ragazzo che gareggia a Venezia, anche se è originario di queste parti, però comunque viene da Venezia, quindi questo vuol dire che è un impegno ed è una manifestazione che attira, che piace. Il Match Fishing Cup, io vorrei dire questo, che nel giro di 7-8 giorni abbiamo fatto il pieno, quindi questo è una soddisfazione. Hai dimenticato di dire che ce n'è uno fortissimo che arriva da San Severo. No. Bene. Sì, Michele D'Avena. Michele D'Avena, ma c'è anche Michele Lo Zupone, insomma tutti questi Michele. C'è Michele Bedin, che è uno degli sponsor di questa manifestazione che vogliamo ricordare in chiusura di questa comunicazione. Sì, assolutamente. Fish Dream e MK4, che sono i nostri amici storici. Amici storici per la Match Fishing Cup, sono voluti venire anche qui nel sud Italia, in questo splendido contesto.
si diceva che al sud si vociferava che fossero particolarmente accoglienti, per ora ne abbiamo la prova assolutamente certa, sono straordinari. Bene, e con le ultime battute del nostro Luca ringraziamo Michele Lo Zupone, ringraziamo Giancarlo Piagnoli, vi ringraziamo tutti per l'impegno che avete profuso nell'organizzare questo bellissimo evento, siamo noi onorati di essere qua con voi e buona pesca Ale. Questa me la paga.